terza tappa a Sharbey, siamo con il terzo classificato, Ivan Tolotti. Complimenti intanto, è stata una lunga cavalcata anche per te, ma hai dimostrato in più occasioni di saper gestire le situazioni particolari. Ma sì, è stato un torneo molto divertente, devo dire. Sono stato fortunato a trovare gente molto educata al tavolo, che secondo me è una cosa che forse un po' manca nei tornei nostri nostrani. Ho giocato 3 giorni in short stack, in tutti i tavoli dove sono andato ero sempre più corto. Ho basato un po' tutto sull'aggressività in certi spot, mi è andata bene in un colpo, però vabbè, death poker si sa che se non si ha un po' di fortuna, come nella vita d'altronde, poker ci vuole il colpo giusto. Tu ci raccontavi però che hai fatto allenatore di calcio anche a livelli abbastanza alti, quindi sei abituato a gestire situazioni di stress, persone che magari non riesci a capire, cerchi un attimino di indirizzare in un certo modo, quindi qualcosa che sicuramente ti serve nel poker. Sì, diciamo che io gioco a poker da quando ho 5 anni, quindi giocavo al famoso poker 5 carte. E sicuramente anche la mia ex professione, perché adesso sono in stand by di allenatore, mi aiuta molto. Cioè, poi sono un po' uno studioso della psicologia umana, mi piace leggere anche libri che riguardano l'argomento. Sì, d'altronde quando non vedi carte, come è successo a me, ho dovuto sempre rischiare tantissimo in tanti spot, ho bluffato tantissimo, adesso ormai lo dico, tanto è finito, avrò fatto, non lo so, 50 bluff, mi hanno preso 2, 48 sono passati, non ho mai, sono stato card dead praticamente 2 giorni e 3 quarti. Sì, però soprattutto al final table ti sei gestito bene. Sì, non so, lo dici tu, fa piacere. Dall'esterno ti ho visto. Fa piacere. Cioè, ho visto situazioni particolari in cui magari ti sei arrabbiato, cioè no, sempre arrabbiarsi, tranquillo. Arrabbiarsi. Sei riuscito anche a scherzare parecchio. Non esiste, sì, ma sicuramente. Se non riusciamo a sdrammatizzare all'Aubain, si chiama, diciamo così, a Bain Bassi, cioè penso che chi viene e fa un torneo spendendo i 200-300 euro e si incazza se esce, forse ha sbagliato qualcosa, ecco. Fossero i 5.000 lo capirei, ma così, no, ripeto, sono molto contento, soprattutto il tavolo finale, c'erano 3-4, secondo me ha vinto non il migliore in assoluto magari, però il giocatore che ha gestito meglio le 2-3 situazioni. Infatti ho fatto anche i complimenti, perché ha fatto 2 o 3 chiamate veramente molto belle. Non ha visto grandi carte e è arrivato con uno stack mostruoso in fondo, ha vinto quello che si è meritato il torneo, diciamo. Ma la cosa, ripeto, più bella che ho visto io è stata la simpatia e l'educazione del tavolo finale. Credimi, io che giro molto, perché gioco soprattutto all'estero, io vengo dal cash game, cioè per me il torneo è un divertimento. L'italiano è forse, mi dispiace dirlo, il più maleducato del mondo. Io sono stato 40 giorni a Las Vegas, sono tornato da 4 giorni. Credimi, ho visto 2 o 3 episodi di grandissima maleducazione in 40 giorni, sempre italiani. È incredibile, dovremmo imparare molto, soprattutto dagli americani, a stare al tavolo, a subire le bad beat. Loro quando prendono la bad beat si alzano, ti danno il pugno, ti dicono nice hand. Noi facciamo delle pagliacciate, ci facciamo riconoscere anche quando magari dovremmo far finta di niente. Vabbè, qui però mi sembra che sia andato tutto no, bene. Assolutamente. Allora, anche prima hai detto anche nella presentazione. Assolutamente. Ragazzi, molto, molto, perché comunque deve essere un divertimento. 3 giorni di stress, però penso che lo stress più grosso è per quelli che lavorano in miniera o lavorano in fonderia. Certo. Qua deve essere un divertimento. Va bene, complimenti ancora. Grazie a voi. Organizzazione simpaticissima e perfetta. Grazie. Io vengo molto volentieri. Io gioco solo a Perla. Veramente, io gioco solo qua, pure vabbè, quando vado in trasferta gioco in tutti i casinò del mondo, diciamo. Però tornei, ringraziare quello che ti ha dato la mano prima. Sì, tornei veramente, siete organizzati bene e portate simpatia ai tavoli, che secondo me è una cosa molto importante. Bene, grazie. Ciao, alla prossima.